Questi progetti mettono in gioco una questione molto complessa. La parola architettura. La parola architettura si compone di due radici, no? Architettura, arché, tecne. Ho capito? Ma oggi la cultura contemporanea è tutta rivolta alla tecne, cioè ai saperi che sono dominabili. Ma l'arché, che è la parola che sta prima della tecne, che si può tradurre in mille modi, i principi, i fondamenti, ma diciamo un'altra cosa, l'arché sono tutti quei saperi che sono invece indominabili, non sono dominabili. Possiamo dominare, abbiamo inventato noi il mondo? Abbiamo fatto noi l'universo? Decidiamo noi che deve piovere o che deve nevicare o che c'è tempesta o c'è... No. E tutto il nostro sapere da dove deriva? Il nostro sapere è un'interrogazione infinita e perenne di che cosa? Dell'apparire delle cose. Cioè del mondo estetico. Prima l'estetico, poi il significato. Prima l'apparire, poi il sapere. Sì, e noi non sfuggiamo a questo.